Ciao a tutti scout, io sono Baghera del Valdenza e oggi nella rubrica del Valdenza o Vai Senza vi presenterò il mio zaino che ho adottato da pochi anni a questa parte. Andiamo ad analizzarlo un po' più da vicino. Consiglio sempre di portare con voi è questa pratica copertura per lo zaino, detta anche copri zaino. È praticamente questa è la sacchetta esterna, sempre colore pandan con quello che è dentro, e ha due funzioni principalmente. Una è quella di coprire il vostro zaino e farvi sembrare una tartaruga ninja. Come vedete, il mio zaino adesso è coperto, ho lasciato scoperti ovviamente gli spallacci per poterlo mettere in groppa, e questo è lo zaino coperto. La seconda funzione del copri zaino, vi consiglio di prenderlo colorato, perché il colore può essere un valido elemento di soccorso, ovvero se voi siete perduti da qualche parte, se siete in difficoltà di notte, potete utilizzare l'arancione, come nel mio caso, proprio come se fosse un giubbotto catarinfrangente. Quindi già quello è molto visibile, non è purtroppo catarinfrangente se non proprio le scritte della Quechua o Decathlon, è comunque un colore bello visivo e può essere utilizzato di giorno. Mentre se siete dispersi, che fate del survival e volete essere sicuri di portare a casa la vostra pellaccia, potete utilizzarlo per sventolare in caso ci sia qualcuno che potrebbe darvi una mano. Parlando in particolare dello zaino indossato, presenta varie regolazioni come qui e qui, che questi sono i classici che avete anche probabilmente nello zaino della scuola. Abbiamo la fascia lombare, che anche qua è tutta regolabile in queste bellissime clip. Presenta una tasca singola sul lato destro, da questa parte è vuoto. E la cosa, adesso togliamo il copri zaino, la cosa che mi è piaciuta molto di questo zaino è la regolazione anche delle spalle qui. Posso decidere se tirare di più il peso verso di me o lasciarlo più sporgente. Questo vi aiuta sia in salita che in discesa. E io adesso non sto qui a parlarvi di regolazioni dello zaino in base se siete in salita, in discesa, in urbano, in montagna, al mare, perché quelle sono sia un po' soggettive sia un po' da esperti. Quindi il primo consiglio che vi do è provate. Se non siete comodi in una maniera, spostate un po' la regolazione, non lasciate lo zaino fermo, lo zaino è vivo. Deve essere vivo insieme a voi, cammina insieme a voi e deve spostarsi insieme a voi e regolarsi in base alle vostre esigenze. Quindi questo è il primo consiglio. Se volete potete cercare dei video di esperti che vi spiegano come utilizzare lo zaino e le sue regolazioni. Questo è lo zaino visto da vicino nel suo intero. Qua ho messo una cetta fitta, giocattolo per un po' per ridere, un po' per farvi vedere comunque che si può mettere anche cose del genere, perché il nostro zaino, mio zaino, che potrebbe diventare anche il vostro, presenta diversi lacci e laccetti
che per portare anche le stecche da camminata, ad esempio, molto facili e pratiche da sganciare. Come vedete è un semplice elastico già dato in dotazione con lo zaino, che basterà tirare, incastrare così e stringere o allargare all'evenienza. Qua di fianco presenta due laccetti, sia dal lato destro sia dal lato sinistro, dove potete metterci anche qua svariate cose. Io ci ho messo lo stuoino, ma potete metterci una tenda, potete metterci un tarp, potete metterci tutto quello che riuscite volendo a metterci. E lo zaino presenta una comoda maniglia sopra, in modo da poterlo prendere e spostare quando non si poteva prenderlo. Di solito io lo prendevo qua dove c'è il gancio, ma sono tutti stress che fanno male lo zaino, mentre hanno pensato di mettere una comoda maniglia che io utilizzo sempre. Continuando all'esterno, abbiamo delle pratiche tasche qui sempre sui lati, sotto le cinghie che vi dicevo prima, che sono lunghe e possono essere utilizzate per metterci i calzettoni. Comunque sono delle tasche lunghe che ci si possono mettere dentro le cose che vanno sempre a portata di mano, lunghe, magari rigide. Io le uso pochissimo queste qua fuori, lo ammetto, perché quando ho lo stuoino si schiacciano molto e difficilmente ci metto qualcosa, ci metto il power bank molte volte. E questa tasca si presenta sia a destra che a sinistra. Altre due comode taschine retate sono sempre sotto qua, e la tasca quella sopra, quella che amiamo tutti di più, dove possiamo metterci le cose elettriche o le cose, i salviettine, i fazzoletti da naso, tutto quello che deve essere sempre pronto, i documenti, i soldi, queste cose qua. Mentre la peculiarità più bella di questo zaino, che vi ho già fatto vedere anche in altri video, è la possibilità di aprirsi come un borsone da tipo palestra. Quando noi facciamo così, abbiamo tutta la nostra roba sfogliabile, come vedete. Ovviamente dovete organizzarlo bene, non è che basta solo questo, poi voi cacciate dentro tutto a caso e siete a posto. Dovreste stratificare tutte le vostre cose che vi portate nello zaino, in modo da sfogliare, prendere, se avete una cosa in fondo non dovete tirare fuori tutto lo zaino, basterà spostare un po' di lato le cose verso l'alto, prendere quello che ci serve, riabbassare tutto e chiudere. Quante lotte risparmiate con questo zaino! Moltissime persone ho visto sempre prendere dall'alto, caricare lo zaino, tutto qui, poi pressare giù di gomito per risparmiare dello spazio. Io vi ho fatto vedere il mio zaino, adesso passiamo a vederlo come si indossa fisicamente lo zaino e le varie regolazioni che abbiamo in questo modello. Altre cinghie che comprende questo zaino, non incluse ma ci sono gli alloggi, sono qua sotto, che vedete. Potete far passare una cinghia dal fronte al retro, qui dal fronte al retro, oppure incrociate, e qua potete infilarci la vostra tenda in caso non ci stia nelle parti laterali, o lo stuoino o le racchette, qualunque cosa vogliate. Volendo potete aggiungerci delle cinghie. E altre regolazioni, ovviamente abbiamo il gancio di chiusura che è regolabile. E niente, l'ultima cosa che mi rimane da dirvi è che questo zaino è il Forklatz, scusate la pronuncia, non so se l'ho pronunciato bene, 50, il 50 sta per i litri, e io ho trovato che con i 50 litri riesco ad andare praticamente ovunque. Faccio le vacanze di 2 giorni, di 3 giorni, una settimana, 10 giorni, ed è il carico, a mio parere,
più comodo in caso riusciate a riempirlo tutto quanto. È un peso ottimale sia per uomini sia per donne, qualunque età abbiate. Chiaramente ognuno di noi ha una portata di peso diverso, ma io sconsiglio gli zaini più grossi come quelli da 70, 70 più 10, 90 più 10, perché voi più avete spazio più butterete dentro della roba. E in camminata questo potrebbe essere veramente un ostacolo piuttosto che un pregio di riuscire a portarvi più roba dietro. Quindi fate lo zaino con la testa, mi raccomando, non pensate solamente a ho lo spazio e lo devo riempire. Prendete delle cose più leggere come un boccetto di shampoo, sapete che andate via 2 o 3 giorni, non prendete un boccetto di shampoo nuovo, o prendete quelli piccoli e li riempite, oppure prendetene uno mezzo vuoto in modo che sia più leggero. Stessa cosa vale per il dentifricio, per il sapone e per tutte le cose, soprattutto le liquide. Sacchi a peli prendete quelli che occupano poco volume, soprattutto se siete d'estate. Lo stuoino non c'è niente da fare, ragazzi. Io ho guardato, riguardato, girato, ma l'ingombro è sempre quello. Il peso è poco e niente, quindi lo stuoino prendetelo, è sempre comodo. E se no potete usare il materassino gonfiabile, ma questo è un altro mondo di privilegiati e vedremo più avanti. Comunque niente, io vi saluto, vi do la buona caccia, e chiudiamo anche oggi con la rubrica del Vai Denza o Vai Senza. Vi ho presentato il mio zaino e non fatele venderlo, che utilizzate il vostro tempo in maniera costruttiva. Ciao!